The train was great.想了解一个陌生的国度，有很多种方法。相比亲自前往，人们今天更愿意打开电脑，查阅绝对可靠的史料，然后心满意足，然后信以为真。你进去过吗？进去过。我也去。40多年前，曾经有一部关于真实中国的纪录片，它出自当时著名的意大利电影导演米开朗基罗·安东尼奥尼之手。这部片子的名字叫《中国》。I think every Italian guy who's starting to deal with China, the first thing that you find.Probably is Antonioni movies. 然而，当我来到了中国，才发现，大多数中国人对这部影片闻所未闻，这让我彻底陷入了迷茫。Honestly, we have not found 中国究竟藏在哪儿？我是老高，来自意大利。可能因为在中国待久了，我已经完全适应了这里的生活。作为一名记者，我去过中国的很多地方，试图寻找在全球化浪潮中，普通中国人的生活是如何被影响与改变的。正因为如此，我开始重新关注起中国和它的作者。安东尼奥尼。I think taking the point of view of the people, the common people, is always the interesting thing to do. So this is why I'm interested in this project. I want to come with you and meet these people and asking how China changed for them in the last 40 years. 这四十多年对中国来说。如同经历了一个世纪。想要找到和这部影片相关的人并不容易。我试着从北京开始了寻找中国的旅程。给你们交钱啊，你怎么了？你看过那个纪录片吗？没有。啊，他们应该给你，因为就是很有意思。Le fabbriche sono quasi sempre simili a villaggi autonomi dove gli operai vivono e lavorano. Le paghe sono basse. C'è una scala salariale senza grandi distanze fra il vertice e il fondo e il numero dei livelli è in riduzione. 顺着影片中的线索，我一下子就找到了当年的拍摄地。你好，来，您进去。你知道那个
Antonioni 的纪录片。Antonioni， 我们听说过。当时是看过，但是时间可能太久远了，对当时的情况不是太了解。你好啊。Non ho ancora nipotini, racconta la donna. Per costruire la società socialista è bene che le famiglie. 这家当时可能在三厂一算，房子还算不错的呢，还算，哪不像我们那一家，老少三代一间房。车间等到车间就三班倒了。原来我们是工厂的一个下属的一个部门，为厂里的这个工人和家属服务，做一些简单的医疗。那后来从企业剥离出来以后，我们现在叫社区卫生服务中心。这原来有一个单位，然后他们分开，对，分开了。原来就是一个纺织厂，对，它是一个大企业小社会嘛，它就是因为企业转制，所以才分出来这么多的。仅仅四十多年，曾经的工厂就变成了文化园区。那些出现在镜头中的工人们，也随着这种改变难以寻觅。中国人还记得中国吗？我不知道。Lei è venuto nel corso di una visita di una delegazione del ministro italiano del commercio con l'estero. In questa delegazione io sono andato come direttore dei programmi culturali della RAI con l'intento di firmare un accordo. Ho nominato Antonioni. I suoi documentari sono diventati famosi nel mondo. È proprio per questa ragione che lui ha deciso di fare, ha accettato di fare Chunkwo.Così abbiamo parlato con gli organizzatori e ho capito che saremmo stato un piccolo gruppo. Cioè io mi portavo un assistente operatore che caricava la pellicola praticamente. Poi c'era un macchinista che ci doveva aiutare, insomma, dare un po' una mano. E poi c'erano due giornalisti italiani, poi c'era Antonioni con Enrica. Work in progress everywhere. Real estate, business.Constructions, materials. This is the main industry in this area of the country. So from farming to building. Anche questa volta mi ero ripromesso di scrivere un diario del mio viaggio e anche questa volta non l'ho fatto.Forse dipende dal mio disordine, dal ritmo frenetico del lavoro, 50 inquadrature al giorno. Dalle nuove immagini che mi hanno sopraffatto. Ma vi è forse una ragione più profonda se i miei appunti sono rimasti appunti ed è la difficoltà per me di avere un'idea definitiva di quella realtà in continuo mutamento che è la Cina popolare. Opa. Abbiamo chiesto di visitare uno dei villaggi del distretto, Tazaituan, 1628 abitanti. Antonioni 来到的这个村子被称为大菜团。其实这里叫大菜园。毫无疑问，当时负责记录地名的人搞错了 Y 和 T。但这并没有影响我找到这个被城市包围的村子。Il presidente si chiama Ma Yongqing, ha 34 anni, ha fatto la scuola media e contadino. 你好，
请问你们人是马云是吗？马云也在西边的，在就咱啊。啊，他在这个大街，咱也在银陵去吧。这是多年以前这里呀，一个意大利导演啊，八十，所以他在那个电影有马云是马东城，你知道吗？知道。啊，你知道啊？啊，马云。你记得吧？啊，咱是不是在这儿？啊，咱们睡觉了。啊，哎，你好，哎，你好，哎，你好，你好，小杨找你，啊，我是把给我伢整的呀，马云是吗？就他，啊，我叫老高，我从意大利来，啊，马云喜，因为他的名字出现在中国里，才能让我顺利来到大菜园村，谢天谢地，他还住在这儿。嗯，这是原来这个俺们银行人。他的那个，你看过那个电影吗？啊，感动你，感动你那个呀，看过，就从电脑上看过。啊，这是反映了当时农村的实际情况。来，坐吧，啊。我听说现在咱们有柴，对，这个都要全部拆了。拆迁了？啊，拆迁。你要住上这个二十多层的楼啊。嗯。这个我们拆了这个房子，具体要给三套房子。La camera da letto. Durante l'inverno il fuoco viene acceso in questi buchi.I mattoni si riscaldano e mantengono il calore per tutta la notte. Questa casa è di 84 anni. Ah, 84 anni? Questa è 84 anni di lavoro, 85 anni di famiglia. Ah, questa è una casa più nuova. Questa casa è una casa di tufa. Questa è una casa di tufa. Questa è una casa di tufa. Questa è una casa di tufa.这个房子的背面，这是两次，又从那儿搬到这儿，三次楼房，啊，再搬这是楼房，变化很大，人也在变，山也在变，水也在变，history 就是历史，历史这样，都改变，都，对对对。我也没有，嗨，谢谢你啊！没事。当我握着马永喜的手，我感觉到中国真的变了。那是一种温暖，也是一种信任。通过他，我很快找到了片中的另一个角色。欢迎你，谢谢。欢迎意大利朋友。谢谢。你中文说得很好啊，听得懂吗？说的听得懂。如果我听不懂，当不了主播。啊，是吗？那是。来，请进。安东尼奥尼先生是1972年五月份来我们村拍了一个中国这个电影的。就和一个安东尼奥就住了半天时间，就在这儿半天。半天。啊，半天，四个小时。但是当时我们不知道安东尼奥的名声那么大呀，不知道啊。我们以为是意大利的，他们告诉我，哎，有个意大利的客人到你们那儿去，我知道这个。对。后来才知道，哟，那是欧洲的大大的导演。边听他讲话，我一边在想，他竟然一点都没有变。他那个太太叫。恩利卡，是吗？恩利卡来的时候很漂亮，很年轻。我后来在那个电视上看到，你记得？哎、你记得？记得嘛，也成了老太太了。我记得，在那个这样木儿，摆这样木儿，这个这个这个这个都是染了红的。这个，我们当时都没见过这个，很稀罕，是吧？很稀罕，没见过。Perciò quando ho conosciuto Michelangelo,
pochissimi mesi prima, io ho conosciuto Michelangelo a gennaio del 72 e lui mi ha invitato ad andare in Cina nel maggio del 72. Era anche quello, era un destino che io visitassi la Cina. Sono lì, ho visto Michelangelo, Bianco. Vieno. Ho visto Michelangelo, Bianco. Allora, io ho visto 1982年，我们就把土地就包产到户了。由于这个生产经营方式的改变，人们的这思想、这个观念，包括经营方式，包括头脑更新，都发生了很大的变化。所以这里的人都很高兴。很高兴。对了，很休闲，很高兴。他们不像他们老的农村，他们老家。对对对，也不用过去干累活儿，干活很累很脏啊，很苦。对，很苦。现在确实我们农民啊，过成这个生活呀，上了天了。安东尼的电影以后，那你们呢？他们也那个政府批评你们还是？他对我们是，也没有褒奖，也没有批评，因为当时呢，由于这个，东西方文化不同，观念不同，国情也不同，说经历也不同，所以我们对安东尼奥尼先生当时跑到中国有看法。这两位老人都觉得安东尼奥尼记录了真实的中国，但谈到这部影片时表现却完全相反。L'orgoglio di questa provincia è il canale Bandiera Rossa. È stato scavato a mano per 1500 chilometri e porta le acque del fiume Changgu fino a questo lato delle montagne. Un tempo qui là. Thank you.40多年以前，一个意大利导演来这儿拍摄这个哦红旗渠，你们知道吗？他叫安东尼奥尼，听说了吗？不知道。不知道啊。对。我要问每个人这里的人，你的有人看过那个安东尼奥尼的纪录片吗？没有啊。没有。Un tempo qui l'acqua, dicono gli uomini che vi abitano, era più rara del petrolio. Non c'era acqua, era da un sentiero di acqua. L'acqua è più cara. Perché non c'era acqua. Tu sei Hanan? Io sono. Non 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 sono.你说滋，咱们说是。红旗渠被称为人工天河，是困难时期中国人勤劳勇敢的象征。从建成伊始，就让中国人引以为傲。但安东尼奥尼的关注点
似乎并不完全在这里。好，挺好。Viaggiando in un'altra parte del distretto di Linshen, vediamo un assembramento insolito che ci incuriosisce. Chiediamo di fermarci, ma le nostre guide fanno finta di non sentire. Allora scendiamo dalla macchina e insistiamo per girare. Ci rispondono, se veramente volete girare, fate pure, ma ci dispiace. Abbiamo girato lo stesso, come potete vedere. As he arrived in front of the little, of that little market, Antonioni opened the door, threw himself out. He was a good sport man, so he was able to move, boom, to roll over himself, stand up, and went straight with, of course, the car, the other cars have to stop, and he filmed what he wanted to film. OK， 谢谢。下大了。拍摄人村是安东尼奥尼计划之外的事，在中国中。人们因为很少见到外国人，而对他们的到来感到既好奇又惶恐。Continuiamo a filmarli, ma presto ci accorgiamo che gli stranieri, i diversi, siamo noi. Al di qua della macchina da presa, restiamo per loro come oggetti sconosciuti e forse per loro anche un po' ridicoli. Questi cinesi non hanno mai visto un occidentale.Ora cominciano ad affacciarsi sulle soglie sorpresi, intimoriti, curiosi. Non resistono alla tentazione di tornare a guardare. 不过如今，这个现象已经不存在了。我是意大利朋友。你们是要到这里住下吗？住下 ？No， 我在这里，因为我这儿知道这个。啊。意大利导演来这40多年以前。啊，我们要跟那个大见面的人，我们也要见面。要问他吧。对，要问他怎么人从改变了。哦。你们多大了？我十一。十一。嗯。你呢？十岁。几岁？多大了？几岁？七。七。嗯。你呢？八。八。八。爸，好 ，OK， 谢谢。好，不客气。不论是临县的农村，还是村中的集市，在那时都被认为是落后，甚至是不恰当的事物。我想，当时的中国人只想向世界展现自己最好的一面，但安东尼奥尼。却希望以最客观的视角记录一个真实、全面、发展中的中国。Non tutti i luoghi si poteva andare in Cina a quel momento, no?E abbiamo continuato a discutere in Cina. Quando siamo arrivati in Cina abbiamo discusso 4 giorni chiusi in albergo. Fuori c'era Pechino, la Cina. E io avevo una curiosità frenetica di cominciare a vederla, andarmene in giro. E invece dovevo star lì, a respingere le loro proposte, a farne altre, a accettarne e così via. In un'altalena estenuante di argomentazioni.This is a place where a kind of interesting and kind of weird episode took place.
So the thing is, the Antonioni's troop, like Tovoli and these guys, wanted to shoot this huge bridge. So the troop tried to find the right angle to shoot the bridge. But politically, at that time, this was improper. It was incorrect for Chinese politics during the Cultural Revolution, because this was a huge effort of the people to make China modern. It was supposed to be shot straight, not, you know, like curve, like in the shooting that Antonioni's troop wanted to do. Il monumento di cui Nanchino è più orgogliosa è recente ed è fatto d'acciaio. È il ponte sullo Yangtze Kiang. È lungo 6 chilometri. 50.000 operai hanno impiegato 8 anni per costruirlo. Il ponte è un'opera maestosa che unisce le due sponde del fiume, avvicinando le due metà della Cina che fino a ieri erano separate.新的行程变得更加紧凑。拍完长江大桥之后，安东尼奥尼一行被直接带去了当时卫生条件最好的幼儿园。好，现在我来先向大家介绍两位外宾叔叔阿姨。这一位意大利的叔叔，小朋友看见了吗？让他跟小朋友打个招呼。嗨，小朋友，小朋友说你好。你好。啊，我们可以用英语说一个 hello。幼儿园并不难找，只是搬到了马路的对面。头一天来，我们对他非常热情，招待他，给他把幼儿园情况汇报给他。他根本就没有按我们的要求去招，他就这块跑到那块跑，这个跑到处跑，这个招。因为我们幼儿园那个老早的比较困难，他个小朋友呢上厕所呢都是用马桶的，他非常感兴趣。小朋友起床以后上厕所，他也跟着去；吃饭上厕所，他也跟着去。他们都在厕所里，好像不很有兴趣，对这个马桶很有兴趣，老早老早，我们就感到好像不对头找的，就我们呢就感到有点反感。那现在呢，我们条件好了，我那个卫生设施呢样样都有。现在你们要需要招的时候呢，我欢迎你们去招，欢迎你们随时随地就可以去招。I don't know if she saw Antonioni's film, but in the film he just showed the kids while they're doing sport and while they're dancing and singing the red song. 幼儿园的改变显而易见，现在的孩子伴随着流行歌曲做运动，物质生活的丰富让他们有了更多的选择。然而，对于安东尼奥尼和当时的中国来说，他们对于彼此都太陌生了。
Sono nato in Italia nel 1912, la mia città natale è Ferrara. Ho studiato economia all'Università di Bologna, ma poi sono accidentalmente finito nell'industria cinematografica. Negli anni 60 e 70 la mia carriera ha raggiunto il suo apice. Fu in quel momento che la RAI, la radiotelevisione italiana, mi cercò, sperando che potessi girare un documentario in Cina. Pensai che non fosse una cosa difficile.安东尼奥尼显然低估了这次旅程，他习以为常的工作方式却并不被当时的中国人所接受。我能想象，如果今天他还能来拍摄中国，那情况一定完全不同了。I bambini che cantano nell'asilo e tutto il resto sono evidentemente l'immagine che i cinesi vogliono dare di se stessi. E non è un'immagine avulsa dalla realtà del paese. Forty-six years ago, Antonioni and his group go to what they call the best restaurant in town, but they're not sure it was the best one. In that restaurant, there was a very, very, very young woman who was Juran, meaning the director, something in between the manager and the political chief. I miss this kind of thing. I miss this kind of things in Europe. Because, you know, we have all those European rules, laws. You can't have such a kitchen in the European Union. But this is a real kitchen, like my grandmother's kitchen. This is something I love. Spaghetti e fettuccine autentiche in salsa di soia. Non è facile accettare l'idea che i cinesi abbiano inventato tutto, anche le fettuccine.这位年轻的姑娘是当时缅甸的负责人，不论对我还是对安东尼奥尼来说，她都至关重要。你好，你好，你好，我叫老高，你叫老高，从北京来的，北京来的。Chinese troop was shooting the pool. During the 17th. Yes. 70s. Yeah, but I didn't understand if she agreed or not with this. 他想问您，就是当时那个外国人来拍您这个电影，您觉得合不合适？您是怎么想的？ 怎么想的？这个事情好像有点好奇吧。一下子外国人来了七个人嘛，在那个时间，那个店他们来的时候，你还知道还是不知道？知道啊，知道。有人告诉你，安导跟那个翻译他们来的，他们来了之后，翻译就跟我说，我们想到你这里来拍电影。不是，我没搞懂。那个时候外国人很少到中国来的，很少，而且外国人扛了这个机器到你店里来，马路上围了好多好多的人。反正我也不去看他，我们所有的员工，每个人做每个人的事情。
山东人吃大葱，你现在看到了吗？里面有红的，就是蟹黄嘛，就是洋葱或者蟹的，哎，蟹的黄，味道也要好，造型也要好，对吧？对，哎，嗯，好吃不好吃？好吃，鸡汤很好。是，嗯，对，就趁热吃。是我最大的心愿，想到意大利去。真的，来，我们能看得到恩迪卡，就是我们心里就是这样想的。因为当年我们见面的时候，我们都是小姑娘了，当时的印象呢，她就是或者是配合你一下，或者配合她一下，好像也没多说什么东西，她就是跟着安导在旁边看看。也就是，但是很遗憾的就是说，这部影片拍了之后，到1974年的时候，中国大批判安东尼奥尼，我一下子搞懵掉了。他是来拍一本纪录片，就是你们中国的生活场景吧，但是也用不着，哎，要大批判吧。后来从中央到地方，就是真的开始大批判了。后来我们苏州市外事办的翻译他们来找我去写文章，写批判文章，就是这样子。After the critic, he was completely destroyed. It's like when a film failed, is not well accepted. You know, he put so much work in that film. Only the editing was 6 months. So it was really, you know, so much love to make this film. And of course, when the country says,you are a bastardo, you are our enemy. So it was like killing him. He was killed.那个湖板的地方是河，就是跟小桥那边是连着一起的，是桥。我们那边是这里到那里，从站的地方到那个树的地方，嗯，就是当时就是一间两间三间四间，这个以前没有的。对，这以前是农那个居民住的房子，很普通很普通。对，这是后来造出来的。安东尼奥尼的路基本上已经走完了，但是安东尼奥尼与中国的故事真的就这么结束了吗？在这个故事中，我们可能忽略了一个重要的细节。 That's where the border isBetween Hong Kong and China and mainland China. And this is where Antonioni passed through. Saying that on this side there was nothing.
On est arrivé en Chine, pas comme aujourd'hui. On prenait un avion, on allait à Hong Kong. Après, on prenait un petit train. Et par les trains, on arrivait, on passait la frontière chinoise, hein, Hong Kong chinois. Et moi, tout de suite, à cet moment, dans les trains, j'ai vu, à travers la fenêtre du train, une colline toute verte avec un drapeau rouge. C'est la première fois que je voyais un drapeau de la République populaire chinoise, non? J'ai pris la caméra et Antonio m'a dit, non, arrête, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, moi, je tourne. Non, faut pas tourner encore. Bon, je remets la caméra en bas comme ça, non? Il m'a dit, je t'explique, il faut aller à Beijing, établir l'itinéraire qu'on va faire, regarder autour et après commencer à tourner. Hein? J'ai dit, oh maître, vous êtes le maître, donc j'obéis. Mais je n'étais pas trop content de ça. 没有留下深圳的影像，或许是一种遗憾。现在的深圳，恐怕是40年间中国变化最大的地方。 Still, many Italian people think that China is like Antonioni's China. On the other hand, people think that China is the most advanced technological country in the world, where everything is like, you know, booming or whatever. But China is not this and not that. China is very complex. There are many things in between, no? L'attesa è stata lunga, ma il pensiero che Zhongguo Qin, voluta allora dal governo cinese, possa essere visto a Pechino è di enorme soddisfazione e lo ripaga totalmente. E rinnovando il suo affetto nei vostri confronti, si augura che il suo film possa incontrare presto il pubblico di tutta la Cina. 2004年 中国以这样的方式供应，这意味着这部影片在38年后终于被接受。但是，安东尼奥尼再也没能回到中国。 When they said, "Okay, you have now you are received," but he couldn't speak because Michelangelo had a problem in speaking. Otherwise, he would have gone. Because he loved to watch his films with his public, especially young people. So for sure he would have loved to go in the University of China and show the films to the young generation. Lui rimase molto colpito dalle montagne cinesi. Adesso capisco quando lui, di ritorno nella Cina, vedendo certi tramonti o certe situazioni di montagne in Sardegna, diceva, questo è un paesaggio che mi ricorda la Cina. Gli abitanti di Pechino sembrano poveri ma non miserabili, senza lusso e senza fame. Quello che ci colpisce è la qualità della loro vita, così lontana dalla nostra. Apparentemente non c'è ansia né fretta. 40多年前, Antonioni, 坐着周恩来总理的专车,
穿行在这条街上。他躲在车棚里，小心翼翼地观察着每一个中国人。今天，这里依然充满了矛盾，也充满生机。For instance, when there is the Nam Kwe or whatever in Beijing, it's forbidden to have a